Dal giornalismo alla letteratura, dalla filosofia alla politica, dalla tecnologia alle fiabe, alla poesia, dalla storia d'Italia a quella del Molise, le location, il trabucco, sempre nell'ottica della valorizzazione dei luoghi del Molise. Il trabucco di Termoli ha deciso di aprirsi alla cultura come unicum, diciamo, della stagione, insomma, come evento eccezionale per dare risalto a questo festival molto importante per il nostro territorio. Le piazzette caratteristiche, quella della Chiesa del Carmine a Portocannone, il chiostro di Santa Chiara a Guglionesi e ancora Palazzo Onorante di Campomarino e la sua terrazza, il Teatro Fulvio di Guglionesi. I risultati sono stati estremamente positivi ed è una scelta importante perché Guglionesi punta sulla cultura. Anche il titolo di questa che è il cartellone, La cultura e la cura, è interessante come titolo. E diciamo, è alle spalle che cosa? La possibilità di dare alle persone, quindi soprattutto ai giovani, la possibilità di avere delle opportunità per ascoltare persone in ambito politico, in ambito giornalistico, storico, quindi è una possibilità che diamo al territorio. La novità dell'edizione 2022 dell'Out Out Festival è rappresentata dalla partnership con l'Ordine dei giornalisti, perché il festival ha sempre portato giornalisti di caratura nazionale. Noi siamo vicini alle iniziative legate non soltanto alla cultura in senso stretto, ma anche agli stimoli che possono esercitare i giornalisti scrivendo e approfondendo tematiche riguardanti anche il sociale, il territorio, i libri, gli approfondimenti di varia natura. Quindi questo appuntamento per noi del 2022 dopo la pandemia è fondamentale e abbiamo aderito per dei corsi formativi che si terranno non solo a Termoli ma anche a Guglionesi con il DPO e soprattutto su alcune tematiche di natura culturale come il caso Moro oppure il giornalismo durante il fascismo al Santa Chiara di Guglionesi. Così dopo Federico Rampini, Ezio Mauro e Aldo Cazzullo, quest'anno tocca a Francesca Paci, Mauro Mazza e Guido Scorza. L'ex direttore del TG1 Mauro Mazza è autore che presenterà il suo libro. Francesca Paci, inviata di guerra per La Stampa, ci racconterà del suo reportage dall'Ucraina e Guido Scorza, che avremo garante della privacy, quindi ci parlerà di come tutelare la privacy e i dati con le nuove tecnologie. Questi i tre eventi in collaborazione anche con l'Ordine dei giornalisti, però avremo tantissimi eventi, come sempre spazieremo dalla tecnologia alla filosofia, parleremo di politica. Dall'8 luglio al 4 dicembre, un percorso lunghissimo ma affascinante, intenso, alla scoperta di libri e autori, l'esordio con Andrea Calabretta con Storia all'improvviso, nel mezzo il molisano Giovanni Mancinone con il Molise criminale e poi tanti altri libri, tante altre storie.